Hi everyone, I'm here on my way to the factory for assembling the free IMU boards, and I just wanted to show you this place because we are in the middle of the west of Italy, in the countries, in the hills, and this is actually the street that leads to the assembling factory. Then I just wanted to show you how in the middle of the nature we are. Right now it's all brown, but in about 1 month with the spring everything will be green here, so really a really beautiful place to work and to have. So see you later for the true assembling of the board. Check out this place. This is the way which leads to the factory. It is incredible. We are in the middle of the country and the hills. Fantastic. Allora, lamina serigrafica laser, okay. Configurata per il prodotto che non so come si chiama. Free IMU. Il prodotto Free IMU. È stata fatta secondo i Gerber, secondo le specifiche, e c'ha la peculiarità che è dello spessore adatta per un ottimale deposito di crema saldante. Fantastico. Le aperture sono state ridotte di circa il 10% sugli attivi, mm-hmm, per avere uno stacco della crema ottimale. Perfetto. Programmando la macchina per la pasta saldante. La macchina più posto della crema saldante, sì. Quei pesetti cosa servono? Questi sono i contrasti per come nella pick and place. Ah, okay. Servono per tenere la scheda a contatto con le lame, mm-hmm, in modo che quando passa la racla e a depositare la crema stiano ferme. La scheda non fletta, consentendo così un deposito omogeneo su tutta la scheda dello stesso spessore di pasta saldante. Perfetto. Perché sennò, se non ci fossero quelli, tenderebbe a fare un po' di pancia con la pressione del deposito, e magari in mezzo ci sarebbe un deposito più eccessivo di crema. Ho capito. Quindi stai cercando il fiducia? Io sto cercando un punto, una piazzola che possa andare bene come riferimento. Adesso cerco di do delle indicazioni. E via. Sì. Adesso andiamo di nuovo sul circuito, andiamo a vedere l'apertura 2. Sul circuito e la facciamo autoprendere, quindi andiamo sul telaio e andiamo a vedere questa qua. Qui mi dice che c'è un problema, che c'è l'accetta per il 64%. Ora in questo caso qua noi andiamo a fargliela a mano, riconoscere manualmente. Eccola qui. Ho capito. Fatto questo, gli diciamo di, tramite software, di ottimizzare il circuito con il telaio. Fantastico. Con l'ottimizzazione. Lui cosa fa? Va a vedere circuito, telaio, i due fiducia anche, mm-hmm, molto preso e va. Adesso si sistema
meccanicamente in modo da avere la, la perfezione massima possibile, nel senso che adesso andiamo a vedere l'apertura 1, la troviamo in centro, andiamo a vedere il telaio, lo troviamo in centro. Fantastico. Li ha sovrapposti. Li ha sovrapposti perfettamente per poter lavorare. Bellissimo. E cosa sono? Sono racche d'acciaio temperate, con uno smusso specifico che consentono il trascinamento della pasta sulla lamina serigrafica in modo ottimale. Adesso poi vedremo come vanno a lavorare. Vengono inserite una dietro e una davanti. Crema Sardana. Questa è scadenza 26 marzo 2012. Ah, vabbè. Sì. Questa è chiaramente una pasta rossa, pasta lead free, perché certo. Prodotto l'ho fatto in lead free. Certo. E c'ha un 96,5% di stagno, un 3% di argento e un 0,5% di rame. Perfetto. Con assenza totale di piombo, chiaramente. Ormai fate tutto, sì, tutto in rosso. È Cookson Electronics delle Alpha Metal ed è un produttore abbastanza buono, rinomato nel. Andiamo a depositare la crema andiamo a metterla a bordo telaio, chiaramente fuori dalle cave, fuori dai fori, okay, per non tapparli. Io ne metto anche troppa, non se ne mette così di norma, se ne mette il giusto, però almeno andiamo sul sicuro, facciamo presto le lame. E va sempre messa su tutta la lunghezza della racla, perché sennò la racla va a contattare sulla lamina e va a raschiare. Perfetto. Fa trito, fa rischia di non dico di spaccare la lamina, però non è bene. Diamo start. Vedi che fa lettura del quindi lo vedo fosse la lettura della lamina con telaio di collima. Scende giù, la racla scende, è uscita. Adesso io lo tiro fuori a mano perché non c'è il carrello. Non c'è il carrello perché sono poche schede, non andiamo in automatico. Com'è? Andiamo a vedere al microscopio. Andare a 130 centimetri almeno. Adesso lo faccio andare piano, se no va anche una schede. Quando la pasta è calda, adesso fa la pulizia del telaio. Il rullo passa sotto. Ah, ok. Con la carta, un bevuto di flussante va a portare. Questa cosa è meglio dell'iPhone? Sì. Ah. Però dell'iPhone lo colleghi con tutti gli altri apparecchi. Sì.
Italia? 90. Poi se ci abbiamo sbagliato lo correggiamo. L'importanza è che questi qua che siano e in fondo metta fuori. Quindi gli posso dire prelevami in automatico sul caricatore il componente, ma se ne abbiamo già uno per non sprecare un altro, cosa faccio? Gli dico la testa 3 di attivare l'aspirazione. Com'è che è messo lì? È messo lì, devo metto con la qualità in basso a sinistra, quindi io vado a, anche sotto uguale sensorazione, però per correttezza vado a metterlo come in un nastro, lo faccio aderire, okay. Faccio aderire, poi gli dico alla macchina di farvi una foto, un'immagine e farvi vedere se accetta o non accetta il componente, e non accetta questo, non accetta perché è di è configurato in modo diverso, quindi dice che ci sono 5 in Y e 7 in Y, invece no, questo non va bene. Uno. Ne ha 6 in X e ne ha 6 in Y. Meno. Ma io l'ho preso. Ma ce ne sono anche forse. Un po' di riflesso con la luce dentro. Ah, perfetto, aspetta, dammi. Si vede? Se lo riflette nel vecchio. Grazie. Io ho disparato C402, però qua è quanto lo misuro col capacimetro? Vai. Profilatore termico calibrato con una sonda applicata in una zona di massa del circuito per rilevare il profilo termico per la comparazione dei dati sulle specifiche dei componenti più sensibili. Ok. Gli ho dato 400 euro per questo qua. Per i circuiti? No, per il telefono. Costa 550. 400. Aspetta un attimo, comunque è a posto, lo vedo già più a posto. La pasta saldante rifonde a 2,30. Noi abbiamo un picco di rifusione che è 2,48. Quindi non siamo 2,31. Non può rimanere fredda in nessuna maniera. Un'ossidazione, qualcosa che... No. Allora, qui, dove c'è il small body? Allora, guardiamo le cose. Allora, qui dice
da 25 gradi centigradi. Pronta? Vai. Perché un momento, io sono passato. E via. Facciamo vedere il forno. Aspetta il momento di uscita. Se vuoi riprendere adesso, adesso lo veloce là. Adesso arrivo. Ma sotto che quel fenere non c'è la pistola di contattazione, no? Solo i pini laterali. Sì. Occhio il deposito del soldo solo. Anna, aspetta a mettere il forno però, Ne messa uno solo. Devo fare il profilo. Oh. È giusto. Allora, cosa guardi lì? Qui guardo se le saldature sono a posto. Come sembra? Fantastica sta macchina. Via. Okay, so here I am back at home from the production run of this afternoon, and I just wanted to show you the final results because we were kind in a rush at the end of the process. Everything is well packaged, and then here we have them. One. We have many, many, many of them. Check it out. Ooh. And I just wanted to show you a little close-up of the boards. As you can see, they are perfect. No flux residues. Everything clean, everything soldered perfectly. I'm very, very, very impressed by the quality of the process of this company. Check it out. Everything is perfect. No residues, no nothing. I will just have to smooth here with some sanding paper, and everything is fine. So that's it. This is our production of FreeIMU 0.4, and thanks for watching and goodbye.